Forza! Venite tutti a Udine per il Paris Film Festival! 시나리오를 직접 썼는데 all'inizio ero molto scettico essendo un uomo, cioè raccontare una storia realizzata insomma dal punto di vista femminile sicuramente non è facile, quindi diciamo mi sono avvicinata non dallo sguardo delle ragazze, delle donne, ma da una persona, perché comunque il film racconta la storia di tutti noi, anche se le protagoniste sono tutte donne. Cioè, casting 같은 경우에는 sicuramente per la realizzazione di questo film è stata una fase più difficile quella del casting, perché dovendo scegliere 7 protagoniste giovani e 7 più anziane. In realtà tutti i personaggi diciamo, nascono dalla mia pura immaginazione. E poi siccome io mi occupo personalmente di tutta la sceneggiatura, già il personaggio, tutti i personaggi erano ben definiti. Allora in base a questo ho dovuto scegliere le attrici che potessero interpretare veramente bene questo personaggio. Poi sicuramente ho avuto anche dei consigli anche da loro, poi ho voluto che tutte le attrici seguissero la mia sceneggiatura, ma anche avendo la possibilità di esprimere la loro caratteristica in qualche modo. Soprattutto nel film vediamo la protagonista che si chiama Kumo, che vuole diventare in futuro una scrittrice, però c'è anche è forte perché è una che si è innamorata di letteratura, poi usa le armi, quindi è anche un contrasto, però questo perché era un consiglio avuto proprio dall'attrice, quindi un po' mi sono basata sulla sceneggiatura, però anche ho voluto inserire dei consigli avuto dalle attrici. 전혀 뭐 그거를 생각을 하고 만든 영화는 아니고 in realtà non mi aspettavo assolutamente di questo successo prima di investire su questo film. Diciamo adesso è un periodo particolare anche in Corea in cui dove ritorna il fenomeno degli anni un po' passati, no? Che la gente comunque si ispira anche agli anni Ottanta, che anche hanno un po' una certa nostalgia di ritornare nel passato. Quindi sicuramente c'è stata una coincidenza positiva da parte nostra. Quando abbiamo deciso di realizzare questo film era il 2009 e poi il film è uscito nel 2010, però questo fenomeno diciamo che anche tra le persone anziane che vogliono ritornare in passato, ritrovare i loro amici, proprio è per un puro caso, quindi forse questo ha portato il successo di nostro film. Non si può escludere, parlando degli anni Ottanta della Corea, noi è difficile escludere diciamo, lo sfondo storico che è stato forte, viene detto anche periodo scuro dove c'era la dittatura dei militari, cioè un governo militare, quindi è per questo l'ho inserito, però in questa scena io ho voluto focalizzare, dare più attenzione all'amicizia dei personaggi. Infatti non so se ci avete fatto caso, ho inserito anche una canzone piuttosto allegra che un po' contrasta dal dolore di quel periodo, però insomma volevo dare questo messaggio di allegria, di ricordo delle ragazze di quegli anni. In realtà il film finisce con l'ultima scena di questa persona, protagonista che si chiama Suji, finisce con il suo sorriso che ci fa capire che comunque sta bene,
insomma è ritornata tra le sue amiche. E poi inserendo questi disegni ho voluto dare una conferma sulla loro promessa da giovane, perché loro davanti a casa di Tsuji avevano promesso: noi fino alla morte saremo insieme dovunque ci troviamo. Per dare questo messaggio mi è sembrato fosse utile utilizzare questi disegni un po' fiabeschi, quindi anche un messaggio importante. Ho sicuramente sentito questo grande dal pubblico che il mio film è stato accolto con grande successo, perché nel mio parere comunque principalmente ci sono due tipi di film. Il primo film, diciamo, dove noi vogliamo vedere cose che noi non abbiamo vissuto, insomma cose tutte nuove, invece l'altro genere è proprio dove possiamo un po' intravedere proprio la nostra vita. Quindi questo, diciamo, riguarda il secondo caso. Quindi senza confine, che a parte che il pubblico coreano, il pubblico italiano, noi siamo comunque tutti esseri umani, quindi forse c'era qualche emozione che ci accomunava in qualche modo. E ad un certo punto nel film c'è una frase, una battuta dove la ragazza che è morta dice che anch'io sono la protagonista nella vita. Quindi un po' noi lo siamo tutti, noi siamo i protagonisti di questa vita, di questo mondo. Quindi in qualche modo noi ci emozioniamo anche un po' attraverso loro, vediamo i nostri momenti difficili e anche felici. Il prossimo film è totalmente diverso da questo genere, è ispirato, diciamo, stile di film noir, che dove racconto di gamblers professionisti. Poi io ci tengo molto a ritornare a Udine, se mi richiamano io vengo veramente volentieri.